Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Ancora roghi in Abruzzo, ieri incendi sulla costa chietina a Lanciano e a Teramo, ad una settimana esatta dal violento incendio di Miano. Nessun ferito, ma molti danni ad abitazioni, coltivazioni e attività produttive. Ascoltiamo il servizio di Giuseppe Dintino e a seguire il racconto di chi a Teramo ha visto Colle Minuccio in fiamme. Un'altra domenica di fuoco in Abruzzo. Nell'ultimo mese ci sono stati incendi ogni singola domenica in diverse parti del territorio regionale. Ieri a bruciare sono state Lanciano e nuovamente Teramo. Nel comune in provincia di Chieti l'incendio è divampato la mattina, intorno alle 10:30. Alle 13 poi il vento è girato, soffiando il fuoco sul Cossone di Sant'Amato, la zona maggiormente colpita. La situazione è tornata sotto controllo solo in serata. In fumo circa 20 ettari, vigneti, terreni incolti e soprattutto uliveti. Oltre 200 le persone evacuate, tanti danni ad abitazioni, rimesse, attività produttive, ma per fortuna nessun ferito. Molta solidarietà e soprattutto veramente una notizia buona che non ci sono feriti, non ci sono persone che sono state colpite dall'incendio. Ci saranno dei danni alle case, a qualche officina, a qualche attività produttiva, ma questa è una notizia che ci dispiace, ma sicuramente il male minore. Sul posto un elicottero e poi due Canadair dei Vigili del Fuoco. Anche i residenti, armati di pompe e secchi, hanno fatto del loro meglio per rallentare l'avanzata del fuoco. Le forze dell'ordine hanno circoscritto le zone a rischio, ma un 49enne avrebbe oltrepassato in moto il nastro bianco e rosso. Fermato, ne sarebbe scaturita una colluttazione che ha portato all'arresto dell'uomo e alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. E ad una settimana esatta dal terribile incendio di Miano torna a bruciare anche Teramo. L'allarme è scattato intorno alle 16 a Colle Minuccio e due Canadair hanno fatto la spola tra l'incendio e il mare di Giulianova, dove si ricaricavano d'acqua. Le fiamme sono state domate solo questa mattina. Ancora incerte le cause dei roghi, ma sia a Lanciano che a Teramo investigatori e residenti sono orientati verso la pista dolosa. Vice Sindaco, brucia ancora Teramo, questa volta Colle Minuccio, qual è la situazione allo stato attuale? Questi ultimi due fine settimana, quello del 15 d'agosto e questo del 23 e del 22, sono due fine settimana importantissimi sotto il profilo degli incendi. Da ieri pomeriggio intorno alle 3:30-4 è interessato solamente una zona di Colle Minuccio. Io ero a casa, si è incominciato a sentire la pozza di bruciato, verso le ore 16 abbiamo sentito le camionette dei Vigili del Fuoco salire, quindi sono venuto a vedere. Il fuoco è partito dalle zone di Colle Minuccio fino in nottata, si è steso tutto per tutto il fosso di Cartecchia. Ieri sera siamo riusciti, grazie anche ai Canadair, a procedere a dei lanci per lo spegnimento, perché ovviamente oggi come oggi lo spegnimento di un incendio, per questa tipologia di incendi, di bosco, sottobosco, serpaglie, si fanno principalmente con i mezzi aerei, quindi la disponibilità di un mezzo aereo può rappresentare l'immediata conclusione o quantomeno il principio di concludere un intervento di incendio. Ci sono state difficoltà in tal senso nel reperire mezzi aerei? Le difficoltà sono legate al fatto che nel territorio nazionale siamo praticamente circondati da incendi anche più importanti come quello che c'è stato ieri a Lanciano e che ha rappresentato danni importanti per la società abruzzese, non solo per i nostri concittadini. Stamattina siamo riusciti ad avere alle prime ore, quindi FMEDERI ha appena fatto giorno, un ulteriore Canadair che sta facendo lanci in continuo e che adesso sicuramente, così come ho avuto modo di parlare anche con gli amici e colleghi dei Vigili del Fuoco, mi dicono che la situazione sta iniziando ad evolvere in senso positivo. Fatta l'attività di spegnimento c'è un'attività di bonifica. L'attività di bonifica, cioè quelle fumaiole che vediamo che rimangono sui terreni bruciati, sono sempre dei possibili incendi che possono riprendere grazie anche a delle condizioni meteo avverse, quindi il vento, questo vento che quest'anno ci ha accompagnato un po' per tutta la stagione estiva, ha rappresentato un elemento di pericolo in più. A questo dobbiamo ovviamente cercare di fare un'attività di prevenzione, proprio di educazione nei confronti dei cittadini. Se vogliamo bene al nostro patrimonio arboreo, al nostro territorio, dobbiamo in questo periodo, fino a quando non ci saranno
diciamo, le prime piogge, ma io direi non proprio neanche le prime piogge, bisognerebbe proprio cambiare atteggiamento e fare un'attività di educazione civica, comportamentale, perché l'attività di educazione può rappresentare veramente l'unico deterrente a questi incendi che si possono verificare. Sono 20.699 le richieste di contributo per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 2016 presentate alla fine di giugno scorso presso gli uffici speciali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Emerge dal terzo rapporto sulla ricostruzione del centro Italia presentato oggi dal commissario straordinario Giovanni Legnini. Le oltre 20.000 domande sono circa un terzo di quelle realisticamente attese, si spiega nel report. Gli edifici dichiarati inagibili dopo il sisma erano 80.000 ed è in corso una verifica più puntuale, ma l'esperienza passata indica che non tutti questi edifici saranno oggetto di una richiesta di contributo. La gran parte delle richieste proviene dalle Marche, 11.464, la regione che ha subito i maggiori danni, seguita da Abruzzo e Umbria rispettivamente 3.524, 3.463 e poi il Lazio con 2.218. La ricostruzione pubblica, si dice sempre nel rapporto, dopo anni di stasi sostanziale, comincia ad avanzare grazie all'effetto delle semplificazioni normative e delle ordinanze speciali in deroga che dispiegheranno pienamente i loro effetti nei prossimi mesi. È quanto viene detto sempre appunto nel terzo rapporto. Accordo raggiunto, se necessario i pazienti ricoverati potranno essere concentrati al Covid Hospital di Pescara e con loro anche il personale sanitario, è quanto emerso dalla riunione di sabato convocata dall'assessore Verì. Vediamo. I pazienti Covid potranno essere trasferiti a Pescara, ma con loro arriverà anche il personale sanitario. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì pone così fine alle polemiche dei giorni scorsi riguardo i ricoveri. Il sindaco dell'Aquila Biondi e la deputata Pezzopane avevano chiesto che i pazienti fossero concentrati nel Covid Hospital di Pescara, così da riprendere le attività ordinarie in sospeso negli altri nosocomi e smaltire le lunghe file d'attesa, dando priorità ai pazienti oncologici. Ne sono oltre 50, ha dichiarato il primo cittadino, coloro che all'Aquila attendono di sottoporsi a intervento. La proposta, che aveva ricevuto l'immediato benestare del direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale Pierluigi Cosenza, era stata però bocciata dal coordinatore della task force per far fronte all'emergenza Covid, Alberto Albani. Se spostassimo i pazienti a Pescara, dovremmo dirottare il personale sanitario, in particolare anestesisti, al Covid Hospital, così da ingolfare l'ospedale civile. Questa è la posizione del dottor Albani, posizione superata dalla riunione di sabato. La Verì infatti ha incontrato Cosenza, Albani, il direttore del Dipartimento Regionale Sanità, Damario, e i direttori generali delle 4 ASL abruzzesi per trovare la quadra. Al termine dell'incontro nessuno ha rilasciato dichiarazioni, ma la decisione è stata presa. Al momento in Abruzzo la situazione ricoveri è sotto controllo, con 11 pazienti in terapia intensiva. Se la situazione dovesse diventare più complicata, via libera al concentramento dei degenti in un'unica struttura di rianimazione, per l'appunto quella di Pescara, sulla base di un accordo tra le singole aziende sanitarie che prevede anche la messa a disposizione del personale necessario a garantire l'assistenza. Il Covid Hospital di Pescara, costato 11 milioni di euro, inaugurato oltre un anno fa, conta 214 posti letto, di cui 40 in terapia intensiva. Grazie Verì, grazie Marsilio, ha commentato il sindaco Biondi, parlando di vittoria per tutti gli abruzzesi. Al contrario, per la deputata Pezzopane si tratta di un risultato parziale e schizofrenico, frutto di una decisione frettolosa. Il Covid Hospital è un ospedale fittizio, ha detto la Pezzopane, perché il personale sanitario è sufficiente ad assistere solo 8 pazienti in terapia intensiva. I soldi sono stati spesi solo per Pescara, ha concluso la deputata PD, così da avallare la decisione che l'ospedale dell'Aquila non sarà mai un DEA di secondo livello. Incidente stradale mortale questa mattina a Mozzagrogna nel Lancianese, dove un 73enne ha perso la vita in un frontale tra l'auto che guidava e un'altra vettura. L'uomo, dopo lo schianto, ferito in maniera molto grave, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Pescara, dove però, nonostante il prodigarsi dei sanitari, l'uomo è giunto cadavere. L'occupante dell'altra vettura è rimasto ferito in modo non grave e sull'accaduto indagano i carabinieri di Orsola.
Ortona. E poi ancora incendi a cassonetti e cestini dei rifiuti a Pescara, mettendo fuoco anche a sterpaglie lungo una scarpata. Scoperto dalla polizia, è stato denunciato con l'accusa di danneggiamento seguito da incendio. Si tratta di un 19enne che la notte scorsa aveva dato alle fiamme 7 cestini e 3 cassonetti portarifiuti. Gli agenti della Volante sono risaliti all'identità del giovane grazie alla segnalazione di 2 cittadini che hanno dato una precisa descrizione del ragazzo e delle indicazioni sulla direzione di fuga. Gli incendi, alcuni alti oltre 3 metri, sono stati spenti grazie all'immediato intervento dei vigili del fuoco che hanno scongiurato una possibile estensione. Nel frattempo sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata della zona, dalle quali si vede che l'autore degli incendi, camminando a piedi, ha di volta in volta dato fuoco con un accendino ai cestini dei rifiuti e ai cassonetti che ha incontrato lungo il percorso. Il giovane pescarese, quando è stato fermato, ha spiegato agli agenti di aver voluto provare il nuovo accendino e di essere dispiaciuto per il gesto fatto. Cambiamo pagina, il PD mette sotto accusa la regione sull'emergenza acqua in Abruzzo. Il capogruppo Silvio Paolucci parla di fondi disponibili ma non spesi. Vediamo. In 2 anni e mezzo dalla giunta Marsiglio nessuna programmazione sul ciclo dell'acqua. Su 341 milioni di euro governativi utilizzati dalla regione, 0 fondi sono stati invece utilizzati per il sistema idrico. Punta così l'indice contro il presidente della regione, il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale Silvio Paolucci, parlando di una carenza idrica quasi senza precedenti. Perché hanno rimodulato a vario titolo e in più occasioni ben 341 milioni di euro tra la rimodulazione del master plan e l'anticipo delle risorse, 123 milioni di euro del cosiddetto decreto Carfagna. Su 341 milioni di euro non vi è alcuna traccia di risorse per il sistema idrico integrato e in particolar modo per le condutture che hanno bisogno di numerosissimi investimenti. Chiediamo da subito che la Regione coordini tavoli e faccia proposte per e in direzione di risolvere il tema del sistema idrico integrato. Può farlo, è chiaro che i risultati li avremo a distanza di qualche mese, come è stato quando noi, vecchia giunta di centrosinistra, investimmo sui depuratori e oggi i risultati ci danno ragione, bisogna farlo con urgenza. Tra l'altro nel precedente master plan vi erano delle risorse e delle progettazioni che non hanno neanche portato avanti e qui è l'ennesimo campanello di allarme che ci fa dire che assolutamente questa giunta Marsiglio, questo governo regionale è sideralmente distante dalle priorità e dai problemi delle nostre comunità. Il tour estivo del Partito Radicale per la raccolta di firme per il referendum sulla giustizia oggi ha fatto tappa a Pescara, presenti diversi esponenti del centro-sinistra, il servizio di Paolo Renzetti. Continua il tour in Italia per parlare di giustizia, di questo referendum, quali temi e qual è l'importanza di questo tour? Sono 6 questioni che riguardano la legge Severino, la carcerazione preventiva che ancora persiste in questo paese, ci sono 22.000 cittadini italiani che non hanno ancora una sentenza definitiva, che è quella che stabilisce la carta costituzionale come la prova della colpevolezza. Quindi in 22.000 sono lì da innocenti, molti di loro riceveranno un risarcimento per ingiusta detenzione, ci sono le vittime dei processi, i martiri dei processi. Abbiamo un referendum quindi sulla responsabilità civile, sul sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, ci vogliono poche parole, il sistema, il libro con il quale Sallusti e Palamara hanno denunciato il funzionamento di questa magistratura. Noi arriveremo l'anno prossimo a votare questi referendum e quindi a sbloccare un Parlamento che da 40 anni non è in grado di fare questa riforma. Noi nell'87 votammo il referendum Tortora sulla responsabilità civile, l'80% dei cittadini era per l'introduzione della responsabilità civile, dopo qualche settimana il Parlamento tradì quel voto e dopo qualche anno ci fu Tangentopoli. Noi abbiamo promosso questi referendum insieme alla Lega con la disponibilità ad avere come compagni di viaggio chiunque è disponibile e si riconosce in questi referendum, perché c'è un dato di fatto e la Costituzione su questo è chiarissima: il referendum è popolare, è del popolo, non è dei partiti. Noi raccogliamo le firme ma poi alla fine decidiamo
decideranno i cittadini l'anno prossimo in primavera se mantenere la situazione che tutti conosciamo o se invece procedere con una riforma. La Lega chiede la verifica della giunta Masci a Pescara dopo 2 anni di governo cittadino, ma come spiega il capogruppo D'Incecco non è alla ricerca di un quarto assessore. Vediamo. D'Incecco, si parla tanto di rimpasto al comune di Pescara, di cariche, di assessori che potrebbero andare via, di altri che potrebbero arrivare. È così? La Lega ha chiesto un rimpasto, una verifica di giunta? Credo che si debba parlare più di cose da fare, penso che siamo alla fine di una stagione estiva, dobbiamo a metà mandato, a metà legislatura al Comune di Pescara, dobbiamo fare un punto delle cose fatte, delle cose da fare, perché abbiamo la seconda parte di mandato nella quale dobbiamo accelerare su alcuni punti importanti, probabilmente questo anno e mezzo di pandemia ci ha costretto ad occuparci di altri temi e adesso invece il momento, il punto di arrivare a ripartire su alcune tematiche che avevamo, sulle quali avevamo puntato in campagna elettorale e sulle quali oggi ci dobbiamo sedere tutti compatti in maggioranza per superare appunto questa fase di pandemia e continuare a, il lavoro svolto e la strada che dobbiamo appunto intraprendere per arrivare a fine legislatura. In tutto questo chiaramente è ovvio che è naturale, è normale immaginare che a metà mandato si faccia un quadro di chi ha fatto meglio, di chi ha fatto di più, di chi ha fatto di meno, di chi deve fare meglio, di chi può migliorare. Tutte queste cose fanno parte di un discorso più ampio che riguarda non tanto le poltrone e le casacche, ma riguarda le cose da fare per la città di Pescara. Voi chiedete un altro assessore? Il tema non sono gli assessori, qui poi si riduce tutto a questo. Noi siamo convinti che bisogna accelerare su alcune questioni amministrative importanti. Pescara ha bisogno. Quali, per esempio, di incendio? Penso che dobbiamo migliorare l'aspetto della manutenzione della città, penso che dobbiamo migliorare la pulizia della città. Ci sono alcune questioni che probabilmente a causa della pandemia abbiamo come dire, non messo da parte, ma anche sulle quali ci siamo confrontati di meno, concentrati di meno perché c'erano altre necessità. Abbiamo organizzato il miglior hub vaccinale probabilmente della regione Abruzzo, purtroppo le energie poi si sono spese più su altre cose e meno su altre. Adesso è il momento di riprendere a ragionare su quelli che erano i punti più importanti della nostra campagna elettorale. Su questo ci dobbiamo fermare, ci dobbiamo riflettere e poi alla luce di quello che decideremo tutti insieme bisognerà fare anche una riflessione sulla composizione totale. L'assessore uscente al bilancio della giunta Semproni a Penne, Gilberto Petrucci, si candida a sindaco in vista delle amministrative di ottobre. Ascoltiamolo. E Gilberto Petrucci, 41 anni, assessore comunale al bilancio, il candidato sindaco che raccoglierà l'eredità dell'attuale primo cittadino Mario Semproni, che ha scelto di non ricandidarsi per il secondo mandato. La scelta di Gilberto Petrucci rappresenta dunque la continuità amministrativa che sarà rafforzata con l'ingresso di un polo civico al quale hanno aderito uomini e donne, espressione della società civile pennese. Noi vogliamo intanto continuare il lavoro svolto con l'amministrazione del sindaco uscente Mario Semproni, abbiamo fatto tanto ma tanto dobbiamo ancora fare. Penne è una città strategica nell'entroterra pescarese, dobbiamo puntare sui temi principali quali l'ambiente, il sociale, il rilancio culturale, la riqualificazione del centro storico e non per ultimo la salvaguardia dell'ospedale San Massimo e soprattutto concludere la vertenza Brioni in maniera positiva. L'obiettivo è quello di far sì che ci sia un centrodestra unito attorno al suo nome? Diciamo che ad oggi è questo l'obiettivo principale, la sintesi migliore è ricaduta sulla mia candidatura, abbiamo anche aperto ad altri movimenti civici proprio perché vogliamo introdurre energie positive per rilanciare il territorio di Penne e non solo. Penne deve tornare ad essere il baricentro dell'area vestina. Lei parlava delle priorità, la priorità delle priorità è l'ospedale. Senza alcun dubbio dobbiamo a tutti i costi salvaguardare il presidio ospedaliero San Massimo, lo faremo con determinazione senza tirarci indietro ma soprattutto ascoltando non solo le esigenze del territorio ma anche quelle del comparto medico sanitario del presidio perché sono loro i principali protagonisti e dobbiamo lavorare affinché Penne possa tornare ad avere un ospedale di base straordinario con alcune eccellenze fondamentali. Giunge alla 11ª edizione Note su ali di farfalla, l'evento curato dall'Associazione Culturale Federica e Serena che ricorda 2 vittime del sisma aquilano del 2009. Quest'anno appuntamento all'area eventi del Parco Fluviale di Teramo per mercoledì 1 settembre.
La manifestazione quest'anno è arrivata all'11ª edizione e si terrà il 1 settembre all'area concerti del Parco Fluviale di Teramo alle ore 20:30. Vedrà come ospiti Alessandro Preziosi, che presenterà uno spettacolo molto importante, molto bello, su Totò, che infatti insieme al chitarrista Daniele Bonaviri presenterà appunto Totò oltre la maschera. E poi ci sarà anche un altro artista che è Setac, un cantautore pennese che attraverso diciamo un percorso musicale internazionale canterà in dialetto abruzzese. E quest'anno la devoluzione del ricavato sarà destinata appunto alla Mensa Multa Paucis di Teramo, proprio perché abbiamo sentito l'esigenza quest'anno di individuare un destinatario che avesse davvero bisogno e abbiamo notato che questa associazione, che dà un servizio molto importante, che è appunto quello della mensa alle famiglie più bisognose, era in difficoltà, diciamo, perché in virtù di quello che è stato un periodo appunto pandemico anche abbastanza complicato. E quindi vi invitiamo come sempre a partecipare, perché anche la singola partecipazione significa contribuire a questo progetto. E vi invitiamo a partecipare quindi il 1 settembre all'area concerti e ad acquistare il biglietto sulla piattaforma di Ciao Ticket in tutti i punti vendita autorizzati. E ovviamente vi ricordo che è necessario il Green Pass per poter partecipare. Ora la pagina sportiva. A 8 giorni dalla chiusura del calciomercato, il Pescara è alla ricerca di un centravanti. Difficile arrivare a Corazza e Simeri. Nella lista dei papabili c'è anche l'abruzzese Costantino, che non rientra nei piani del Modena. Il servizio. Per il Pescara prende il via la settimana tipo, quella che porterà alla prima di campionato di sabato sera, quando l'Adriatico Cornacchia sfiderà l'Ancona Matelica, e sarà anche l'ultima settimana piena di calciomercato. La dirigenza è impegnata sui due fronti, quello delle cessioni e quello delle entrate, per completare il mosaico da mettere a disposizione di Auteri. La partita di Coppa ha rimesso in discussione le posizioni di Galano e Busellato, subentrati nella ripresa col primo che ha segnato il gol che ha sbloccato il match. Le parole pesanti del presidente Sebastiani a Castel di Sangro lasciavano pochi margini per ricucire, e invece qualcosa è successo all'inizio della scorsa settimana, se Auteri li ha poi convocati e quindi messi in campo. Peraltro servono offerte, e il Cosenza, che si era interessato ad entrambi, ora pare aver decelerato e nelle prossime ore si capirà se l'abbandono delle due piste è totale. Da capire il destino di Andrea Di Grazia e Nicolas Belloni, che sembravano vicinissimi a Foggia e Imolese rispettivamente, discorsi che potrebbero riprendere nelle prossime ore, mentre Bocic, titolare contro Napoli e Olbia, potrebbe restare come prima alternativa tra gli esterni d'attacco. Sul fronte delle entrate l'obiettivo principale è quello del centravanti. A rassicurare non basta la presenza di De Marchi, Marilungo e Ferrari. Il primo deve ritrovare continuità. Marilungo sembra logoro e ancora lontano dalla migliore condizione. Ferrari continua ad avere problemi muscolari che finora lo hanno limitato, e Loco non si è mai visto all'opera e ci vorrà tempo per ritrovarlo al top. Sebastiani e Matteo si sono interessati a Simone Corazza dell'Alessandria, ma dopo la tripletta di ieri nel match di Benevento sembra improbabile che i grigi facciano partire l'attaccante, che può interpretare con successo i ruoli di centravanti all'esterno. Chi partirà dal Piemonte è Umberto Eusepi, su cui però sembra in vantaggio su tutti il Messina. Non è facile arrivare a Simone Simeri, che Auteri conosce bene, ma che è sceso in campo da titolare nel match di Coppa che il Bari ha giocato e perso con l'Andria. Su Francesco Margiotta, svincolatosi dal Chievo, ci sono club di B come il Cosenza ed è improbabile che scenda in terza serie. Così il Delfino ha inserito nella lista un abruzzese, il 31enne Rocco Costantino, il quale non rientra nei piani del Modena ed è sul mercato. Il DS Matteassi lo conosce bene, perché un anno fa lo volle al Modena, prima parte di stagione senza sussulti, quindi il prestito alla Pro Vercelli, dove ha fatto un'ottima seconda parte. Per il centrocampo la società punta a formalizzare a breve l'acquisizione di Giuseppe Rizzo della Triestina. Ogni successo acquisto nel reparto passerebbe da una uscita del già citato Busellato o di Valdifiori. Battendo il Monterosi 2-0, il Teramo ha centrato il passaggio al secondo turno di Coppa Italia, dove se la vedrà col Siena il prossimo 15 di settembre. Soddisfatto il tecnico biancorosso Guidi, che intravede ampi margini di miglioramento per la squadra. Ascoltiamolo. È stato sicuramente un esordio positivo. La squadra, come vi avevo detto nella conferenza pre-gara,
insomma, mi auguravo e speravo di vedere questo tipo di atteggiamento. La squadra ha messo in campo intensità, ha giocato, ha cercato di proporre sempre, anche quando il Monterosi ha provato a venirci a prendere alti, la squadra ha voluto uscire con qualità tecnica. Insomma, è un esordio sicuramente positivo. Poi ci sono state sicuramente delle sbavature, ma è normale che sia così. Per essere l'esordio, è sicuramente un esordio estremamente positivo. Io mi auguro sempre di vedere giocare i ragazzi come li vedo all'allenamento, perché non ho mai nascosto fin dal primo giorno che questo gruppo mi diverte durante gli allenamenti, perché è una squadra estremamente recettiva e soprattutto un gruppo che viaggia veramente a intensità violente e soprattutto mette in campo per ora tanta qualità. Secondo me il gruppo ha ancora ampi margini di miglioramento, perché c'è tanti ragazzi nuovi, la metodologia di allenamento è diversa rispetto al passato. Pirligè è un ragazzo che ha delle potenzialità importanti e sta migliorando, perché è estremamente attento e recettivo, e nei movimenti, già rispetto a quando l'ho conosciuto il 27 di luglio, già sta cambiando il suo modo di giocare. E poi secondo me è un giocatore che può interpretare anche più spazi, infatti poi è stato schierato insieme a Bernardotto. Gabriele è appena arrivato, deve calarsi chiaramente nei nostri meccanismi, nelle nostre idee, viene da un'esperienza con un modo di giocare diverso, però sono sicuramente giocatori estremamente validi e soprattutto sono funzionali al nostro modo di giocare. Ci sono tantissimi calciatori che per le loro caratteristiche questo modo di giocare è il proprio abito forse più idoneo per poter esprimere le proprie qualità, però ecco, secondo me i margini di miglioramento che ha questa squadra sono veramente ancora molto ampi. Serie D, ieri giornata di amichevoli per diverse squadre. Il Chieti ha battuto 4-1 il Casal Barriera, una squadra di eccellenza laziale, con le reti di Bassini, Accammadu, Cantarelli e Fabrizi. Il Notaresco ha superato il Ponte Romano per 2-1 con le reti di Bana e Marcattili. Vittoria anche per il Pineto sul Mutignano, 1-0 con rete di Cardella. Il Nereto invece ha ufficializzato l'acquisto del portiere Enrico Mora, anche lui al Giulianova scorso anno. È tutto per questa prima edizione del TG6. Tutti i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.